Allora, Emanuela Pari, con questa nuova iniziativa di Forza Italia e tua personalmente, di telecamere negli asili e nelle case di cura, cioè quindi un passo avanti nel controllo, nella sicurezza, considerando che sono i luoghi più dove ultimamente più frequentemente sono successe cose inenarrabili. Sì, questa è una proposta di legge fatta dall'onorevole Calabria di Forza Italia appunto in Parlamento e che ha avuto anche lo scorso mese il via libera di tutta la Camera per quanto riguarda l'urgenza. Da mamma che affida spesso i propri figli agli asili nidi, ma anche da mamma che spesso non può stare vicina ai propri cari che diventano anziani e quindi ha bisogno di strutture assistenziali, purtroppo usiamo spesso queste strutture e quindi c'è bisogno comunque di un controllo, ma non per le persone che vi lavorano dentro, perché questo controllo praticamente serve soprattutto a chi lavora dentro a far vedere la trasparenza con cui operano, perché poi nella maggior parte delle strutture ci sono professionisti seri, però alcune volte quando sentiamo questi piccoli fatti di cronaca alla fine diventa un problema perché fanno perdere fiducia nelle istituzioni, quindi le istituzioni devono fare qualcosa proprio per evitare che questo accada e questa è la norma madre che permetterà poi alle regioni e ai comuni di dotarsi di strumenti giuridici giusti per poter in qualche maniera istituire le telecamere appunto nei nostri nidi comunali, pensiamo, ma anche in quelli privati e soprattutto nelle RSA.